Sandro Tonali, welcome to the club. You are now officially a Newcastle United player. How does it feel to be here? Ma, ah, sono sono felice, sto bene. Mi hanno accolto subito eh, tanti giocatori alla grande, quindi credo che sia stata dal momento che sono atterrato tutti mi hanno accolto veramente come se fossi qua da già da anni. Quindi è stata è stata una bella partenza. This transfer has been rumored for a while now. Qual was la tua reaction reazione quando hai scoperto che il Newcastle were displaying un forte interesse in te? No, ci sono stati tanti passaggi, però il più importante credo che <coughs> sia stato il primo, quello del venirmi a comunicare eh, questo interessamento da parte del mio castro. Però eh, L'ho preso subito bene perché sapevo che era una cosa vera, era una cosa concreta, quindi. Abbiamo ragionato diversamente da tutti gli altri interessamenti che ogni anno eh, ci sono, quindi questa era una cosa vera concreta e le persone hanno dimostrato veramente di volermi qui a tutti i costi. You joined in the club from AC Milan, it's a team you won the Serie A title with, you also reached the Champions League semi-finals last season. What were the main reasons that convinced you to make the move to Newcastle? Ma a Milan fatto un percorso che eh, si è concluso nel, con, la semifinale, con la semifinale di Champions, siamo partiti, eh, che sono arrivato il primo anno in cui giocavamo per eh, lottavamo per, la, per il titolo, poi il secondo anno siamo riusciti, siamo riusciti a vincere, il terzo anno siamo, non l'abbiamo vinto, ma comunque siamo arrivati avanti in semifinale di, di Champions League. Quindi eh, le, veramente le persone che mi hanno convinto a, a venire qua hanno fatto eh, una parte fondamentale di questo trasferimento. E poi è tutto un progetto che, che, che sta nascendo, che è già nato e che va, va portato avanti. AC Milan is your boyhood club. You've been a milanista from a young age, well liked by the supporters. How difficult was that decision to leave given the positive spell that you had with the team? Diciamo che è stata una delle decisioni più difficili da quando sono calciatore quindi. È stato difficile, però andava fatto, andava fatto e, e, ed, ed era arrivato il momento di farlo. Quindi abbiamo, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada. Però, veramente, è stata una decisione eh, molto difficile, ma che eh, dopo aver superato quella, eh, secondo me, sarà una strada eh, sicuramente in salita, perché sarà difficile tutto questo percorso. Ma un, è un'occasione. E, e da you ended AC Milan's 11-year wait for the Scudetto in the 2021-22 season. You beat Inter Milan to the title on the final day. You won 16 league games unbeaten as well. How much did you learn about your character and your mentality in that run-in towards winning Serie A? Credo che sia stata eh, quella. Però abbiamo imparato tutti quanti tanto, eh. Perché ogni partita veramente era come se fosse una finale, perché non, non poteva assolutamente, il primo che, che mollava un centimetro poteva mollare il titolo. Quindi ogni partita bisognava vincere per, per arrivare alla fine, e mancavano circa dieci partite alla fine del campionato. Quindi è stata veramente una, una lotta bella, sportiva, e che, che ci ha premiato per il lavoro fatto durante tutto l'anno. At Newcastle, supporters have had to wait a lot longer for a trophy. How much are you relishing the challenge of trying to bring silverware back to Newcastle? Tanto, tanto, perché quando un, una cosa, un trofeo, non arriva per molto tempo dopo, è ancora più bello. E, e quindi l'attesa veramente sarà tosta, difficile. Però nel momento che che, che dovesse arrivare il, un trofeo, veramente te lo lo godi al 100%, quindi noi proveremo, proveremo a fare di tutto e proveremo in ogni partita a rendere felici e, orgogli e orgogliosi i nostri tifosi. Newcastle è set to compete in the Champions League for the first time in two decades. You're still a young player, but do you think your experience is already in this competition can help your new squad? Spero, spero e credo di sì, quindi eh, sicuramente eh, giocare in Champions League a, ha qualcosa di, qualcosa di speciale e, e sarà sicuramente molto più complicato perché eh, tutte le squadre terranno veramente a, a fare il meglio, meglio possibile. Quindi noi dovremmo solamente scendere in campo come, come per uh, voler spaccare tutto e, e sicuramente faremo una grande stagione. You had the highest amount of big chances created of any player in last season's Champions League. Cosa is it di quella competizione in particolare e di quei grandi giorni che portano il meglio di se La Champions League... Eh, credo che tiri, tiri fuori il meglio di ogni giocatore, quindi... Quella deve essere la base e quella è la base de, della Champions League, quindi... Eh, C'è un'intensità che è altissima, è il massimo del calcio, quindi... Eh, tutti i giocatori si sentono veramente a proprio agio eh, in campo, quindi, io ho fatto lo stesso lo scorso anno. Ogni partita eravamo. Eh, riuscivamo a, a giocare, a giocare bene e a vincere. Quindi, questo ti dà una forza dopo ogni. vincere aiuta a vincere. Quindi, noi siamo stati fortunati in questo sicuramente è la Champions che ti dà, ti dà qualcosa in più. People have compared you to the likes of Andrea Perlo, midfielder che ha iniziato la sua carriera a Brescia prima di andare a giocare per Milan. Un altro è Gattuso, che era il tuo footballing idol growing up. Quali sono i tuoi pensieri su queste comparazioni? Ormai è passato veramente tanto tempo eh, dai primi paragoni, però eh, riesco ora non, eh, a non pensarci perché all'inizio del, del percorso ti possono fare anche male, però ormai ho avuto, so, sono passati talmente tanti anni che riesco a, a separare le cose e, e a lasciarle fuori dal campo. Però veramente, se dovessi scegliere una, una persona in cui specchiarmi, direi sicuramente Gattuso. Both of those players excelled on the international stage with Italy. Euro 2024 will take place next year. How determined are you to try and gain more senior caps for your country as, well as to in what would be your first major tournament? Tanto perché è una cosa che avrei voluto fosse accaduta già due anni fa, quindi... Però sicuramente sono, sono felice del percorso che ho fatto fino adesso e sarò felice se rientrerò in, nel prossimo europeo. Quindi è, è solamente da portare avanti partita dopo partita quest'anno e poi, eh, su, poi succederà quello che, che deve accadere. Quindi noi dobbiamo solamente stare concentrati tutto l'anno e poi godersi godersi l'Europa. We currently sat at St. James's Park. Quali sono le tue prime impressioni del stadio? Ah, io credo che vedere uno stadio vuoto e uno stadio pieno cambi totalmente, però ho già visto alcuni video, ho già visto alcune immagini anche, anche qui, e quindi credo che sia veramente uno stadio, senza credo, cioè è uno stadio eh, molto caloroso che ti porta, ti porta dentro e tu devi riuscire a portare dentro i tifosi in partita. Quindi, eh, Sarà una stagione intensa e stupenda. You've played in some iconic stadiums already in your career, but how much are you looking forward to stepping out and playing at St James's Park on a regular basis? Manca poco, manca poco, però so che eh sarà un'emozione stupenda, quindi aspettiamo aspettiamo questo momento che, che spero arrivi presto. You'll be meeting your new manager Eddie Howe. How much are you looking forward to working with him? How much do you think he can develop your game further? Tanto perché lui è stata una di, di, quelle, di quelle persone che, che mi ha voluto qui, quindi eh, spero di incontrarlo il prima possibile, oggi. E non vedo l'ora di iniziare questo percorso insieme a lui. Hanno, tutti quanti mi hanno parlato benissimo, eh, mi hanno raccontato eh, il suo percorso e, e la sua annata quest'anno, quindi eh, speriamo di, di iniziare presto questo lavoro insieme. You join in Newcastle in a long term deal, the club have big ambition themselves. What are your main ambitions during your stay here? Le ambizioni di tutti i calciatori credo che siano quelli di arrivare in una squadra e vincere. Quindi credo che la prima cosa che bisogna fare è confermarsi e poi puntare a vincere. Quindi questo è l'obiettivo di tutti quanti, è quello di provare a vincere il prima possibile. Certainly, a positive time to be joining Newcastle. How excited are you to get started and meet up with your new teammates in the upcoming weeks? Oh, tanto, tanto perché eh, quando sai che arriverò a giocare qui e magari devo aspettare 10, 15, 20 giorni prima di incontrare nuovi compagni, un po' dà fastidio. Quindi eh, spero di venire qui e iniziare il prima possibile, anche perché dovrò portarmi un po' avanti con, con la lingua, quindi sarà una, una cosa non, non facilissima, ma comunque è una parte del, una parte del percorso che dovrò fare.